Secondo la China National Garment Association, il prodotto moda a Shenzhen rappresenta il 30% del fatturato totale delle vendite d'abbigliamento nei top mall a livello nazionale. L'innovativo progetto Shenzhen 1000 Lifestyle Week mira a costruire un cluster di livello mondiale per il fashion system, impegnandosi a creare il primo hub di riferimento per i brand di ricerca del Made in Italy in Cina. Dopo tanti anni che ci incontriamo nella nostra bellissima Milano, finalmente scopriamo il quartier generale di Hui. Quale tipo di Cina vi piacerebbe nei vostri intenti raccontare, soprattutto quella parte di moda, proprio made in China, che noi siamo abituati a utilizzare la parola made in Italy? Tu racconti al meglio la sinergia tra la moda cinese, la cultura orientale e la cultura occidentale. Ecco, che cosa qua a Shenzhen riusciamo a respirare, cosa che invece magari a Milano non riusciamo a fare senza vivere il posto, senza vivere il territorio. Il nostro primo intento per questa manifestazione è presentare il Made in Italy in Cina. Ci teniamo altrettanto a far vedere quanto anche la Cina sappia produrre una moda bella e ben fatta. Siete riusciti a portare un pezzo d'Italia qua, a far conoscere ovviamente l'Italia alla Cina e anche la Cina all'Italia. Quanto è stato difficile questa missione, quanto è stato complicato dal punto di vista proprio anche pratico riuscire ad organizzare un evento come questo, ma quali sono state poi le soddisfazioni, il riscontro che avete avuto? È un momento senz'altro difficile a causa delle contingenze politiche ed economiche globali, ma alla luce dei risultati che ci sembra di aver raggiunto, forse nella difficoltà nascono le più grandi opportunità per aprire nuovi mercati e prospettive per unirsi e diventare più forti. È stato molto difficile organizzare questo evento, ma siamo felici del successo ottenuto e speriamo sia solo l'inizio di una lunga e prolifica collaborazione. Tu, Hui, sei stata tante volte a Milano, sei stata sempre una gradita ospite della Fashion Week milanese, conosci già, hai conosciuto tantissimi brand, tantissimi stilisti italiani. Alcuni sono venuti qua sul tuo palcoscenico. Chi hai apprezzato di più, ma senza fare nomi, che cosa hai apprezzato di più di quello spaccato di moda italiana che è venuta qua in Cina in occasione di questo evento? Ho organizzato questo evento per poter dare visibilità a tutti quei brand che venendo in Italia ho conosciuto ed ammirato. Mi sono accorta che in Cina da soli non sarebbero riusciti ad ottenere la riconoscibilità che meritano per la qualità, la ricerca e il valore del prodotto che propongono al mercato.